città di Palestrina è consacrata a Maria Santissima sotto il titolo del Monte Carmelo. Una devozione popolare, quella per la Madonna del Carmine, che accompagna da sempre in modo intenso le festività di ringraziamento in onore della Beata Vergine del Carmelo. Una devozione autentica, sincera, pura, salvifica, vissuta in profondità. Una devozione che si è inserita nel corso degli anni nel tessuto della comunità diocesana come motivo di speranza e come stimolo ad una maggior fedeltà nel servizio di Dio e della Chiesa. Desideriamo rinnovarci a te, al tuo cuore immacolato, e consacrarti con continenza di figli l'intera città di Palestrina, i suoi abitanti, le sue istituzioni, le famiglie, gli immigrati, gli ospiti e soprattutto chi soffre nel corpo e nello spirito. Una passione intima mossa dalla fede, un atteggiamento interiore, un semplice atto d'amore, spontaneo e filiale, che ha portato alla totale consacrazione della città alla Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Quando una comunità, una città intera, si consacra totalmente alla Santissima Vergine, può accadere che debba affrontare molte prove, ma ritroverà sempre davanti a sé un aiuto, un'assistenza di Dio. E quando ogni singola anima di quella comunità si consacra con tutto il cuore, accade allora un grande miracolo. È come se nella vita di questa persona, di ogni singola persona, si aprissero un altro udito, un altro tatto. Tutte le cose, tutte le parole, le immagini e tutte le sensazioni fisiche hanno un altro aspetto e un'altra influenza. Attraverso le stesse cose, le stesse immagini, gli stessi volti e i medesimi suoni, l'uomo percepisce, sente un altro canto, un'altra immagine, un altro sogno, un'altra speranza. Una gioia misteriosa riempie la sua anima, quella di una madre che ama totalmente i suoi figli. I love you for a thousand years.